Sindaco Campani, partiamo dalla situazione sanitaria, a che punto siamo? Allora, siamo a un buon punto nel senso che da 4-5 giorni non abbiamo più casi nuovi positivi sul territorio di Varga. Anche il numero di 34 a cui eravamo arrivati è sceso perché molti di queste persone sono guarite, sono venuti i tamponi negativi e quindi c'è ancora alcune persone che devono fare gli ultimi test, però diciamo che l'andamento sta andando bene e sta andando bene un po' anche in tutta la Valle del Secchio, quindi a livello di diffusione. Non abbiamo avuto situazioni preoccupanti e di larga diffusione e questo ci fa ben sperare e indice un po' anche di tutta una serie di comportamenti che le persone hanno avuto e questo mi sento un po' di ringraziare come ho fatto tante volte, però la popolazione per essere stata responsabile, per aver seguito un po' tutte le norme che sono uscite e che abbiamo dovuto imporre. Dal punto di vista sanitario mi preme anche precisare che in questi 10 giorni, anche questo è un aspetto molto positivo, sono stati fatti tutti i tamponi nelle due residenze che noi abbiamo per gli anziani, quindi tantissimi tamponi non solo agli operatori ma anche agli utenti in struttura. Sono stati fatti tutti i test serologici agli operatori dell'azienda dell'azienda sanitaria che lavora in ospedale. E anche questi risultati tutti negativi. Sicuramente anche questo è sinonimo di una correttezza nel modo di svolgere il lavoro, in una puntualità, in una grossa qualità che abbiamo da parte di chi gestisce, coordina tutte queste strutture anche all'interno dell'ospedale. Parliamo di mascherine, mascherine che deve consegnare la regione tramite i comuni, le farmacie, i supermercati. Qual è la situazione per il comune di Varga? Allora, facciamo un po' di chiarezza perché credo che ce ne sia bisogno. Allora, Regione Toscana ha consegnato, ha fatto partire una prima mandata di mascherine venerdì scorso e le ha fatte arrivare alla grande e media distribuzione e da noi sono arrivate alla Conad di Fornaci di Varga e alle farmacie comunali. Arriverà al comune perché ne abbiamo fatto richiesta proprio in questi giorni, interagendo anche con Regione Toscana e mi fa piacere che Regione abbia accolto la richiesta che tanti piccoli comuni avevano fatto di non utilizzare solo la grande distribuzione e le farmacie, ma di potersi organizzare autonomamente come è stato fatto anche nell'ultima distribuzione di mascherine con le associazioni di volontariato. Questo perché per noi piccoli comuni, chiaramente diventa più difficoltoso far riversare tutta la popolazione presso le farmacie e i supermercati. E la distribuzione anche sul territorio, insomma, abbiamo delle frazioni di montagna, abbiamo frazioni molto grosse, quindi alla fine la distribuzione che avevamo fatto l'altra volta era stata efficace e capillare, con qualche eccezione, qualcuno che è rimasto senza mascherine, ma che ci ha segnalato il problema, sono state rifornite, insomma. Tutto sommato era andata bene, c'era stata una grande collaborazione. È arrivata questa prima, come dicevo, partita di mascherine che sono presenti nelle farmacie comunali e alla Conad di Fornaci, però non sono in un numero ovviamente sufficiente a coprire tutto il territorio. Al comune di Varga arriveranno, si presume, nella prossima settimana, quindi continueremo a fare la distribuzione porta a porta e quindi capillare sul territorio. Ho fatto un appello alla popolazione perché non si riversi nelle farmacie alla Conad dei Fornaci perché metterebbero in difficoltà tutto e sì, e di nuovo metterebbe in moto un movimento di persone che in questo momento non riteniamo che sia diciamo, positivo. Quindi recatevi solo nel caso in cui siate rimasti sprovvisti, non abbiate la possibilità di riprenderle. Ecco, nei casi di estrema necessità sappiamo che abbiamo questa spalla su cui contare, però sappiate anche che il Comune di Varga poi fornirà le mascherine porta a porta come l'altra volta. Dopo l'emergenza sanitaria c'è anche l'emergenza economica, ci sono tante piccole attività che stanno soffrendo questa prolungata chiusura, ci sono tante incognite sul turismo. Che cosa può fare, che cosa pensa di fare l'amministrazione comunale?
Allora, intanto aspettiamo, dovrebbe uscire questo fine settimana un nuovo decreto appunto da parte del governo per capire come saranno le riaperture e che tempistiche ci danno. Io intanto mi auguro che ci sia da parte del governo una visione un pochino più a lungo termine, cioè che ci diano un pochino una visione di quello che sarà diciamo, la vita nostra, dei nostri cittadini nei prossimi mesi, in modo anche da fare un ragionamento e programmare tutta una serie di cose. È chiaro che stiamo già lavorando sul discorso di, quindi siamo in contatto anche con le realtà economiche, con le associazioni di categoria, sono già in piedi diversi incontri sia a livello di Unione dei Comuni sia a livello comunale, per capire come poter accompagnare, aiutare le attività produttive e le attività commerciali nella nuova riapertura. È chiaro che bisogna attendere che cosa prevederà il nuovo decreto. Detto questo, a livello di comune stiamo lavorando con gli uffici in maniera molto serrata sul discorso dal punto di vista economico di come poter aiutare e cosa poter fare come comune. Quindi stiamo lavorando, ripeto, con gli uffici e confidiamo nell'arco di queste settimane di poter arrivare a chiudere un certo ragionamento e capire come poter eventualmente destinare certi fondi e certe risorse. Quello che è, dovremo anche capire dal punto di vista dell'estate che ci aspetta, che per noi, per Barga, è il momento più vivo, il momento insomma di grande turismo, dovremo capire anche come muoverci e che iniziative ci permetteranno di fare ovviamente, e sulla base di questo anche provare a trovare delle soluzioni diverse insomma dal punto di vista turistico, anche creare degli eventi diversi fatti in una forma diversa, perché immagino che diciamo così, la distanza sociale, le mascherine, comunque gli assembramenti non saranno molto concessi e quindi dovremo ripensare un pochino certe iniziative. Il 3 maggio scade il DPCM, le misure prese per il contenimento del coronavirus. Tutti si aspettano una ripartenza della la fase 2 dell'emergenza, diciamo. Lei che ne pensa? Si immagina come potrà essere comunque questa ripartenza? Io immagino, per le notizie, per quello che leggo, una ripartenza molto graduale e molto lenta, fatta di step, per le attività economiche, per le attività commerciali, per la ripresa della vita sociale. La immagino così, molto molto lenta, se devo essere sincera, ecco, la immagino in questo modo. Ora abbiamo davanti il 25 aprile, poi c'è il 1 maggio. Bisogna dire che in questi giorni, soprattutto nei giorni di festa, la popolazione è stata esemplare, i paesi erano deserti domenica. Che cosa si sente di dire con questo, diciamo, ultimi giorni di festa davanti? Ma intanto l'annuncio, insomma, il 25 aprile è sempre stata una giornata importante anche per Barga, con la passeggiata verso Somma Colonia, un luogo simbolo per il nostro territorio, quindi mi recherò insieme alla Polizia Municipale a consegnare due corone d'alloro, una al Monticino e l'altra al monumento nella Piazza della Chiesa. E faremo questo in diretta Facebook, quindi per rendere un po' tutti partecipi di questa giornata. Ci sentiamo insomma, ecco, di fare questa iniziativa. Certo, il 1º maggio è un evento, come dire, fra l'altro quest'anno è anche il 60º, per cui era anche un evento, una data importante. Avevamo concordato anche con il Comitato 1º maggio di insomma, tutta una serie di iniziative collaterali all'evento, proprio per l'importanza di questa manifestazione. Stiamo cercando di mettere in piedi qualche idea per il 1º maggio, ovviamente con gli strumenti social, però insomma, stiamo valutando alcune soluzioni di cui ne daremo notizia più in là. È chiaro che il momento è significativo, è importante, il mondo del lavoro è quello che in questo momento ne sta subendo più di tutte, oltre al mondo ovviamente della sanità, e quindi insomma, ci sentiamo vicini particolarmente rispetto anche ad altri anni
proprio ai lavoratori in genere. Sindaco Campani, un ultimo appello. Allora, un ultimo appello è quello comunque di non perdere l'ottimismo, di non lasciarsi abbattere, di continuare come è stato fatto fino adesso, a collaborare con le istituzioni per il rispetto delle regole. Questa è la prima cosa. Un pensiero ovviamente è una riflessione anche rispetto a tutti quelli che si sono dovuti un po' reinventare, se così possiamo dire, perché l'abbiamo vissuto qui noi in comune con i dipendenti, abbiamo avuto anche questa nuova forma di smart working, gli operatori sanitari hanno dovuto rivedere il loro modo in parte di lavorare, il mondo della scuola, che è quello che ha risentito tantissimo di questo e con strumenti anche qui nuovi per le famiglie, per i ragazzi. Cerchiamo di non mollare, cerchiamo di fare quello che abbiamo fatto fino ad ora, di adattarsi. Abbiamo avuto, credo, da questo punto di vista un buon proprio spirito di adattamento alla situazione difficile. Che seguiamo passo passo, quindi noi ci siamo, cerchiamo di fare tutto il possibile per i nostri cittadini e li ringraziamo veramente per la grande collaborazione che hanno sempre dimostrato.